Ciao ragazzi, ci avete chiesto di spiegarvi diversi usi del verbo starci, stare più il ci. Quindi ci sta e non ci sto. Vediamo come funziona. Il primo uso di starci è come sinonimo di sei d'accordo? Ti va bene? Ehi, ciao, ciao Oscar, ciao. Senti, ci stai allora a mettere 10 euro per fare il regalo alla Michela? Io non ci sto. Io sento il dovere di non starci. Madonna, vabbè, tranquillo. Il secondo uso di starci è abbastanza simile a quello precedente, ma ha più un significato di sei anche tu dentro in questo affare? Vieni anche tu? Per situazioni un po' particolari come questa. Raviniamo la banca. Ma proprio domani? Allora, ci stai o non ci stai? Il terzo uso di ci sta non ha bisogno di presentazioni. Sì, ho visto che c'è il Festival di Venezia, quindi ho pensato magari vado a Venezia, c'è Scarlett Johansson, la porto a mangiare un kebab. Secondo te è una che ci sta? Sì, Giacomo, ci sta sicuro, sicuro che ci sta. Ci sta anche come sinonimo di è probabile, è possibile. Mi raccomando, con il congiuntivo. Giacomo, sai dove Gaia per caso? Boh, ci sta che abbia perso l'autobus. L'ultimo uso di ci sta, di starci, è come sinonimo di trovare spazio. Non ci sta.